passaggio all'ora legale comporta sostanzialmente la perdita di un'ora di sonno e uno spostamento di fase di un'ora del ritmo circadiano. Abbiamo anche dei costi diretti sulla nostra salute. Si può osservare un aumento del numero degli infarti, del numero degli ictus. Giorni successivi all'ingresso dell'ora legale è possibile osservare una riduzione del tempo trascorso dormendo ed un aumento del tempo necessario per addormentarsi. E il riadattamento del sistema circadiano in alcuni individui può durare anche alcune settimane. Si osservano anche dei peggioramenti della performance, in particolare in termini di riduzione di performance scolastica, di efficienza lavorativa, soprattutto un aumento degli incidenti sul lavoro e degli incidenti stradali. Va da un migliore consumo di elettricità per il semplice fatto che si usa un'ora in più di luce solare. Secondo Terna, l'operatore di rete italiana, dal 2004 al 2020 abbiamo risparmiato in Italia 1 miliardo e 720 milioni di euro. Nel solo 2020 sono stati risparmiati 400 milioni di kilowattora, che sono equivalenti al consumo medio di circa 150.000 famiglie, per un corrispondente ammontare di risparmio pari a circa 66 milioni di euro. Questo minor consumo nel 2020 si è trasformato anche in minore emissioni di CO2 pari a circa 205.000 tonnellate di CO2. Naturalmente questo aspetto della riduzione delle emissioni dipende anche dal mix elettrico con il quale si produce questa elettricità.